qua, nel primo capitolo, tutti i video informativi in cui c'è il rispetto del mare, il motivo perché eccetera, c'è un video dove parlo proprio dell'importanza di non dimenticarsi mai del motivo per il quale si inizia ad andare a pesca. Nessuno inizia ad andare a pesca per fare Dio sceso in terra, nessuno inizia ad andare a pesca per fare gare, nonostante poi tanti prendono la via della competizione, io pure quando posso vado ad imbiancare sul campo gara, però nessuno inizia per fare quelle cose che quando arrivi a farle ti sei dimenticato del motivo per quale hai iniziato e non ti stai più divertendo, perché nel momento in cui ti dimentichi del vero motivo per il quale tu hai iniziato ad andare a pesca, lì hai finito di divertirti, devi trovare qualcos'altro. È diventata competizione e ne vedo tantissima su internet, sui gruppi, è diventato un modo di dimostrare. Tantissime persone hanno solamente un grandissimo bisogno di dover dimostrare, necessario, è proprio indispensabile per loro. È un po' come per la fighetta ricevere i like quando si mette la foto col culo. Ecco, quando arrivi a quel punto hai smesso di divertirti, sai perché? Perché per ricevere il prossimo like sei obbligato a mettere ancora la foto del culo. E allora no, la spiaggia, il mare e la pesca va celebrata nel momento in cui metti il piede sulla sabbia, in cui quando non prendi un cazzo devi comunque celebrare la giornata che hai fatto a pesca, perché hai fatto qualcosa di meglio di tanti altri nonostante hai imbancato, e devi celebrare ogni minimo pescetto, anche più piccolo, che rimetterai in acqua, perché quello vuol dire divertirsi. E non devi mai andare a creare le tue vanity metrics, quindi le metriche della vanità, relazionandole alle medaglie che hai al collo e al pesce che tiri fuori. Lì smetterai di divertirti, perché sarai obbligato a tirare sempre fuori pesci e a metterti sempre medaglie al collo per ottenere quella gratificazione che avrai ottenuto prima. Io con questa vi lascio e vi do appuntamento alla prossima diretta live, e chissà se la prossima forse la facciamo in pesca.